Al via da oggi un tour esperienziale dell'Abruzzo per 3 giorni fino all'11 maggio. 20 buyer provenienti da Stati Uniti d'America, Canada e Polonia incontreranno 81 aziende abruzzesi, programmati 371 incontri ed un tour riservato al mondo delle birre artigianali, prodotto particolarmente ricercato dai consumatori dei 3 paesi coinvolti. Sono questi alcuni dei numeri dell'evento denominato Discovering Abruzzo, organizzato da Assocamere Estero, Associazione delle Camere di Commercio Italiane all'Estero, in collaborazione con la Camera di Commercio Chieti Pescara, la Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia, il Dipartimento Agricoltura, con il coordinamento di Agenzia di Sviluppo. L'evento fa parte del progetto True Italian Test, finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per valorizzare e salvaguardare il prodotto agroalimentare autentico italiano. Un progetto di grande collaborazione che ormai abbiamo instaurato insieme alla Camera di Commercio Chieti Pescara, alla Camera di Commercio Gran Sasso, un lavoro sinergico che stiamo facendo per rappresentare l'Abruzzo nel mondo e portare il mondo in Abruzzo. Questo è il motivo vero per cui noi stiamo lavorando, è il progetto su cui stiamo costruendo le basi per far sì che l'internazionalizzazione sia un'opportunità vera per le nostre aziende, che sono fantastiche, con prodotti fantastici. Iniziative come queste permettono agli operatori esteri di entrare direttamente in contatto con il territorio, quindi di conoscere non solo il prodotto ma anche il territorio da cui questo prodotto ha origine e poterne quindi capire le qualità, i processi di produzione e i valori che ci sono dietro. E solo tramite una conoscenza diretta poi un operatore può all'estero promuovere al meglio questo prodotto. Noi insieme all'assessorato dell'agricoltura della regione, la Camera di Commercio del Gran Sasso, stiamo gestendo questa operazione di promozione del nostro territorio verso paesi sicuramente molto interessati al nostro territorio. È un'occasione da fare con intelligenza, perché noi dobbiamo mettere al vivo le eccellenze nostre, che sono tante. Stiamo facendo progressi anche a livello di recettività turistica e a livello ambientale con i nostri parchi, le nostre riserve naturali, la via verde dei Trabocchi, e è il momento che lo facciamo vedere al mondo e speriamo che sicuramente avremo dei risultati.